consigliere. Ma io non sono d'accordo quando il sindaco dice che bisogna raccontare queste cose. Cioè, io sono abituato a documentare differenza funzione del sindaco, del sindaco del mondo. Io mi sono documentato dai quelli che hanno il mondo, da quelli che lì c'era la propria caccia, c'erano le famiglie e praticamente sono venuti a conoscenza che il bianchino in quel rettangolo di terra ha fatto una lottizzazione privata. Fatto una gestione privata tramite un accordo con l'amministrazione comune. Se sono io il sindaco in quel periodo, io dico, bene, il signor Bianchini Massoni, togliamo salvo con guardo. Io penso che sia una cosa normale, che non ci vuole una grande intelligenza. Si dice, si fa la lottizzazione, togliamo salvo con guardo. Quando sarebbe venuta questa sentenza, il signor Bianchini Massoni se la prendeva in quel posto. Quindi mi venga a dire, sindaco, che ci viene a raccontare queste storie, sono tutte campate in aria, di varia, perché secondo me lei fa uno sbaglio grave, perché io non so se lei mette le mani in tasca e dice di avere la verità. Io ho parlato di fare 5 anni così. Però voglio dire, non sempre lei ha ragione. Non pensi di essere quella persona intelligente da poter dire io so questo e quello no. Lei è arrivato a un punto che secondo me dovrebbe passare dalla parte di qua. Ancora lei non si crede, forse ha ancora la mentalità dell'avvocato che difende il privato, invece adesso è in un'altra situazione. Forse ancora lei gli è rimasta questa nella testa la sua vecchia occupazione, passare di qua forse ancora per lei è prematuro. Quindi se qualcuno, un consigliere, le dice che è avvenuto questo, poi lei benissimo può dire acqua passata, ormai non ci interessa più, questo io lo posso anche accettare da lei, ma non mi venga a dire chi gliel'ha detto e tutte le cose che ha fatto in aria. Perché basta che lei vada da qualsiasi abitante del Pier di Scalzano e gli dice queste cose qui. Saranno un centinaio, vada lì, faccia dire, è avvenuto questo. E quindi quando è venuta fuori la sentenza, secondo me, questa amministrazione doveva verificare quali erano gli atti e molto probabilmente far pagare anche i contingenti privati. Perché c'è pulissimo del parco e della strada, che pagano gli altri. Grazie, un attimo sindaco, se c'è qualcuno che vuole replicare. A posto, le conclusioni al sindaco. No, niente, ribadisco le cose, mi dispiace semplicemente perché quello che alla fine viene fuori, ragazzi, è che delle persone che io stimo, che hanno amministrato questo paese prima di me, passano per dei malfattori o dei perfetti incompetenti. Infatti questo è questo, ragazzi. Certo, e lo ribadisco. Ecco, mi dispiace questa cosa. Soprattutto perché è senza neanche un pezzo di carta, come dicevo prima, lei è stato sentito delle chiacchiere e fa delle accuse gravissime alle persone dette. Questo è molto grave. Io lo ripeto, io non ho questo modo di comportarmi. A me le persone io le considero sempre oneste, ma capaci, se così, però domandare che Antonio Semplici si è messo d'accordo con Michino Massoni, guarda, queste cari, la fa stupendarire, diciamola così. Chiedo di votare questa replica, ragazzi. Si può fare la dichiarazione di voto? Nessuno? Si procede alla votazione della proposta numero 2 e 67. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, proclamo i voti. 11 favorevoli. Sì. Contrario 1, astenuti 6. La proposta è